Sono Sara, di origine vicentina, ora una nomade digitale. E in questo momento sono nella patria delle Amache, in Messico, è dove sto passando l'inverno. Una nomade digitale è una persona che ha la libertà di lavorare da dove vuole, perché l'unica cosa di cui ha bisogno è un computer e una buona connessione Wi-Fi. Sono in Messico da 3 mesi, sono arrivata qua a fine ottobre pensando di rimanere solo un mese. Il mio viaggio attorno al mondo come nomade è iniziato 3 anni fa, in Colombia. E mi ha portata in 4 continenti. Non sapevo neanche cosa fosse un nomade digitale, è successo un po' per caso. Vivevo a Bruxelles, dove sono stata per 4 anni, e avevo questa voglia di viaggiare che era sempre presente nella mia vita. E allo stesso tempo non volevo prendere un anno sabbatico, non volevo fare il giro del mondo con lo zaino in spalla, ma volevo continuare a crescere nella mia carriera e allo stesso tempo esplorare. Non pensavo sarei riuscita a combinare queste due cose, tutti mi dicevano è impossibile e poi ho trovato questa società americana che organizza viaggi per nomadi digitali. Le persone con cui viaggio vengono un po' dappertutto, di solito la metà del gruppo sono americani e poi ci sono anche abbastanza europei, pochi italiani ancora. E poi ho conosciuto persone da Hong Kong, dalla Mongolia, dall'Australia, dal Sudafrica. Where are you calling from? Per quanto riguarda il mio lavoro, sicuramente non è facile organizzare questi viaggi. Noi troviamo le case, troviamo gli spazi di coworking per una ventina di persone ogni volta. Quella parte ovviamente non è facile, ma soprattutto anche la parte di relazioni tra le persone, c'è molta mediazione. È sempre una scommessa, tu non sai se queste 20 persone andranno d'accordo o no. Ci sono sempre un po' di drammi e anche quello è parte del mio lavoro, essere sicura che veramente tutti abbiano la migliore esperienza possibile. Ci sono delle cose quando viaggi che sono sotto il tuo controllo, quindi io so che posso controllare per dire so che posso andare a correre ovunque io vada, però ci sono molti altri aspetti della vita quotidiana che cambiano. Ogni mese, 2 mesi, 3 mesi. Esempio, raccolta differenziata in Giappone. Ho vissuto lì per 2 mesi e non c'è stato verso di farla giusta, nonostante ce l'abbiano spiegata molte volte. E ci sono veramente delle cose di vita quotidiana, il fare la spesa. E ogni volta che viaggi è un ricominciare da zero, conoscere nuove persone. Ci sono molte cose che possono essere faticose, ma ovviamente fa parte del gioco. E quindi ogni giorno è un po' una scommessa. Ovviamente prima avevo una vita da sedentaria e come tutti avevo un armadio pieno di vestiti. Adesso la mia casa è questa valigia, un trolley, 20 kg. Questa è la mia casa. Poi ho il mio zaino con laptop. Il computer è la cosa più importante che io abbia sicuramente e il mio telefono. Si potrebbe pensare che questo stile di vita, essere nomade digitale, sia costoso o solo riservato a persone con salari molto alti. In realtà non è così, perché si può sempre scegliere di andare in paesi dove l'affitto è molto meno caro che in Italia, posti come la Thailandia, ma anche il Messico, tutto il sud-est asiatico, Latin America. I prezzi delle case, degli affitti e del vivere quotidiano, della spesa, dei ristoranti sono molto meno cari che in Italia. Un'altra cosa molto interessante dei nomadi digitali è che non c'è età. Si può pensare che siamo tutti giovani e pimpanti. In realtà nei miei viaggi ho incontrato anche famiglie, mamma, papà, figlia, figli. Quindi veramente non ha età. È veramente una questione di mentalità. Se tu vuoi farlo e puoi farlo, puoi farlo. Se non fossi mai partita da Vicenza, probabilmente adesso sarei in una villetta schiera con un cane, due figli, forse ancora un marito, divorziata.